Ti è mai capitato di incontrare una persona così straordinaria da desiderare di conoscerla meglio? Era ciò che le persone provavano quando incontravano Gesù. Imparavano a conoscerlo e non riuscivano più a dimenticarlo. Non sappiamo come i bambini siano riusciti a scoprire chi era veramente Gesù, ma potrebbe essere andata così. Vi ha visto qualcuno? A me no. E anche a me. E a te? Credo di no. Bene, forse entriamo. Non mi importa di quello che dici. Gesù è stato mandato da Dio. Soltanto perché fa dei miracoli? E chi vi dice che siano veri? Allora qual è la spiegazione? La verità è che non esiste una spiegazione. I miracoli sono cose meravigliose che può fare solo Dio. Vuoi dire come ridare la vista a una persona cieca? Già. Io penso che queste siano tutte fantasie. Io ci credo. Sara, che cosa fai qui? Devo dare da mangiare al mio asino. Ho sentito che parlavate di Gesù. Che cosa stavate dicendo di lui? E tu, Sara, che cosa ne sai di Gesù? Molte cose. Mia nonna mi ha raccontato tutto su di lui. Lei conosce bene sua madre, Maria. So come è nato e quello che dice. È una storia veramente straordinaria. Maria era una ragazza che viveva a Nazareth. Non era sposata, ma avrebbe dovuto sposare un uomo di nome Giuseppe. Un giorno Dio le mandò un angelo chiamato Gabriele. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù. Com'è possibile? Io sono vergine. Lo Spirito Santo verrà su di te. Per questo il bambino che avrai sarà santo. Sarà chiamato figlio di Dio. Il suo regno non avrà mai fine. Lei non si è spaventata quando ha visto l'angelo? Se l'angelo venisse a parlarmi, io mi spaventerei molto. E dopo cosa è successo? Uomini di Nazareth, per ordine di Cesare... Una legge del governatore ordinava ad ogni persona di andare nella città in cui era nata per farsi registrare. Tutti dovevano scrivere il proprio nome su dei fogli. Allora Giuseppe andò insieme a Maria a Betlemme, la città in cui era nato. Ma quando arrivarono, Betlemme era così affollata che era difficile trovare un posto dove riposare dopo tanto cammino. Abbiamo bisogno di un posto per trascorrere la notte. Si dovettero accontentare di una stalla. Una stalla come questa? Sì, molto simile. E quella notte nacque Gesù. Alcuni pastori che erano sulle colline intorno alla stalla sorvegliavano le pecore quando, all'improvviso, apparve un angelo. Oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Allora i pastori andarono subito a vedere il bambino. Lo avevano messo in una mangiatoia. Ma ve lo immaginate? Era una cassetta come quella che uso per dare da mangiare al mio asino. Dopo qualche giorno, Maria e Giuseppe portarono il bambino al Tempio di Gerusalemme. Nel Tempio incontrarono un uomo che amava Dio, Simeone. Oh Signore, ora che hai mantenuto la tua promessa, lascia che il tuo servo se ne vada in pace. Dio aveva promesso a Simeone che non sarebbe morto prima di aver visto Gesù. I miei occhi hanno visto il Salvatore. È questo bambino. Siate benedetti. Gesù è la persona che Dio ha scelto per perdonare ognuno di noi. Ovunque siamo, per qualsiasi pensiero, parola e azione sbagliata. Per tutte quelle cose che Dio chiama peccati. Se Gesù è stato bambino e adesso è uomo, è stato anche ragazzo, così? Certo! Mia nonna mi ha raccontato che quando Gesù aveva circa 12 anni, venne qui a Gerusalemme insieme a Maria e a Giuseppe. Egli andò al Tempio e parlò con i capi religiosi. Di chi è questo bambino che risponde così?
Veniamo da Nazareth. Se le ha mancato di rispetto, la prego di perdonarlo, signore. Dopo quel fatto, Gesù tornò a casa con i suoi genitori. Crescendo, diventava sempre più saggio. Pianate i suoi sentieri! Le valli siano tutte riempite! Le montagne... Un giorno, Gesù andò da suo cugino, Giovanni il Battezzatore. Giovanni battezzava le persone che cercavano Dio. Quella volta battezzò anche Gesù. E tutti sentirono la voce di Dio venire dal cielo. Dio disse: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Dopo che cosa ha fatto Gesù? Ha cominciato a viaggiare da una città all'altra predicando alla gente l'amore di Dio. Ciao. Ciao. Finché è tornato a Nazareth, dove era cresciuto. Un giorno è andato al tempio e i capi gli hanno chiesto di leggere il libro di Dio, le scritture. La parte delle sacre scritture che Gesù ha letto parlava proprio della volontà di Dio di mandare in terra suo figlio per dare agli uomini la possibilità di vivere per sempre. Lo spirito del Signore è su di me, perciò mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per annunziare liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi. A liberare gli oppressi e a dire che è giunto il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo. Parla proprio bene. Davvero? Il libro di Isaia. È il figlio di Giuseppe, il falegname. Ma quando verrà il Messia? Un buon maestro. Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia. La scrittura si avverrà. Ma solo il Messia può adempiere quella promessa. Ma io non vi dico, figlio di Giuseppe. Nessun profeta. Ma la storia non è finita. Gesù era sceso verso il mare di Galilea. Spingi la barca dove l'acqua è più profonda. E poi calate le reti per la pesca. Oh maestro, abbiamo lavorato tutta la notte, senza prendere nulla. Però, visto che lo dici tu, getterò senz'altro le reti. Giacomo! Giovanni! Giacomo, Giovanni, venite con la vostra barca, dateci una mano, sbrigatevi! Non ce la facciamo! Questa parte, forza! Tirate le reti! Guardate che meraviglia! Ce la facciamo! È incredibile! Secondo me, in quel momento, Pietro ha capito che Gesù è veramente il figlio di Dio. Però Pietro aveva paura, perché aveva fatto tanti sbagli nella sua vita e non riusciva a capire come un uomo santo e potente come Gesù potesse perdonare un peccatore come lui. Allontanati da me, Signore. Sono un peccatore. Non temere. Adesso devo andare. Vado via anch'io. Anch'io. Ciao. 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 Dove sei stato, Beniamino? Di nuovo in giro con i tuoi amici? Sì, padre. C'era anche Caleb? Sì, padre. Ti ho detto tante volte che non devi frequentare quel ragazzo. Ma perché? Suo padre crede a quelle storie strane riguardo a Gesù. Che cosa c'è di sbagliato? Vedi, noi crediamo che Dio manderà un potente re. Il padre del tuo amico crede che quel re sia un uomo nato in una stalla, è assurdo. E
se il padre di Caleb avesse ragione? No, Beniamino, non voglio più discutere di questo argomento. Sì, padre. Ascoltatemi e vivrete. Cercate Dio ora che si fa trovare. Chiamatelo adesso che è vicino. Chi è senza fede e senza legge cambi mentalità. Chi è perverso rinunci alla sua malvagità. Tornate al Signore, egli avrà pietà di voi. Tornate a Dio che perdona con larghezza. Volete sapere che cosa è successo oggi? Io ero lì. Dai, avanti. Gesù era andato al Tempio per parlare del grande amore di Dio e... non solo il Tempio era pieno di gente, ma c'era una folla che spingeva per entrare. Tutti volevano vedere Gesù. Gesù! Gesù! Ti prego di salvare la mia unica figlia. Signore, pietà! Sta morendo, ha soltanto 12 anni. Ti prego, vieni con me. Jair, mi dispiace te. Lasciala andare. Gesù! Tua figlia è morta. Non disturbare più, maestro. Non temere. Abbi fede e sarà salvata. Detto che sarà bene. Come posso? Non può essere. Credetemi. Come fa? Vieni, voglio toccare la sua destra. Bambina, alzati. Datele da mangiare. Dici sul serio? È accaduto veramente? Sì, è così. E sembrava che non fosse mai stata male. Mio padre dice che Gesù ha amici poco raccomandabili, che sono tutti dei peccatori. Sì, è vero, ma solo perché Gesù ama qualsiasi persona. Lui non allontana nessuno. Mio padre mi ha raccontato di un uomo di nome Matteo che riscuoteva la tassa da pagare per entrare in città. Seguimi. Matteo è uno dei 12 uomini che Gesù ha scelto come discepoli. Sono i suoi migliori amici e lo seguono ovunque egli vada a parlare di Dio. Sono Simone, chiamato anche Pietro, Andrea, fratello di Pietro, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo appunto, Tommaso, un altro Giacomo e un altro Simone, Giuda, fratello di Giacomo e Giuda Iscariota. Come fai a ricordare i nomi di tutti quanti? Perché lui è molto furbo. Forse la pensi così perché sei una stupida. Non sono stupida. Sei più stupida del tuo asino. Smettila di parlarle così. Non sono affari tuoi, hai capito? Lascialo stare. Altrimenti che cosa vorresti farmi, eh? Avanti, picchialo. Dai, forza, dai, ancora. Così, avanti, forza. Bravo, forza, picchialo. Oh, i ragazzi. Mi fa male. Ti farà più male se non la pulisco. Che cosa è successo? Ha fatto pugni. Non l'ho chiesto a te, Lea. Scusa. Ecco, ho litigato con Caleb. Parlavano di Gesù, si incontrano sempre nella stalla di Sara. Ti ho già detto che parlare di Gesù non porta a niente di buono. Non è il nostro re e non lo sarà mai. Ma padre, lui potrebbe essere veramente il figlio di Dio. Non voglio sentire altro. Non sei stato un po' troppo severo con lui? Credo proprio di no. Comunque non dovrò più sgridarlo. Ho sentito dire che c'è un traditore fra i cosiddetti seguaci di Gesù. Se è così, le nostre preoccupazioni finiranno.
Amate i vostri nemici. Fate del bene a chi vi odia. Benedite chi vi maledice. E pregate per chi vi fa del male. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, lasciati prendere anche la camicia. Da a tutti quelli che ti chiedono qualcosa. E a chi prende ciò che ti appartiene, non chiedere che ti venga reso. Fate agli altri quello che volete che facciano a voi. Vorrei conoscerlo, quest'uomo. Tu credi che possa essere il Messia? L'ha chiamato Messia? Cosa vuol dire? Mi ha sentito parlare al Tempio. Significa colui che è stato promesso. Seguiamolo, su, venite! Buono. Avete visto i miracoli che Gesù ha fatto? Sì. È davvero incredibile. Sì, è grandioso. Che ci fa lei qui? Non lo so. Cosa sta facendo? Se costui fosse proprio un profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca. Saprebbe che è una prostituta. So chi è questa donna, Simone. E ora ascoltami. C'era un creditore che aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, condonò a entrambi il debito. Quale dei due lo amerà di più? Penso quello che ha ricevuto il favore più grande. Hai ragione. Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Lei, invece, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai salutato con un bacio, ma lei non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato profumo sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, i suoi peccati le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Ma quelli cui si perdona poco sono meno riconoscenti. I tuoi peccati ti sono perdonati. Come può perdonare? La tua fede ti ha salvata, vai in pace. Voglio vedere anch'io. Su, sulle mie spalle. Ci vedi adesso? Sì, vedo Gesù. Un contadino andò a seminare. E una parte del seme cadde sulla strada e fu calpestata. E gli uccelli del cielo la beccarono. Un'altra parte cadde tra i sassi. E appena le piantine nacquero si seccarono per mancanza d'umidità. Un'altra parte cadde tra le spine. E le spine crebbero con le piante e le soffocarono. Alcuni semi caddero in terreno buono. E le piante crebbero e ogni seme si riprodusse 100 volte. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. Quello che cade sulla strada sta per coloro che ascoltano. Ma poi viene il diavolo e toglie il messaggio dal loro cuore per impedire che credano e quindi si salvino.
Il seme che cade tra i sassi sta per coloro che ascoltano il messaggio e lo ricevono con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma quando arriva il momento della prova, vengono meno. Il seme che cade tra le spine sta per coloro che ascoltano, ma le preoccupazioni, le ricchezze, i piaceri di questa vita li assillano e li soffocano. E così rimangono senza frutto. E il seme che cade in terreno buono sta per coloro che ascoltano il messaggio e lo conservano in un cuore onesto, e con la perseveranza producono il loro frutto. Dov'è la vostra fede? Ecco, vorrei un po' di questo. Quanto costano? Nathan! Nathan! Hai sentito? Sta arrivando Gesù! Vuoi dire che sta venendo qui? È fuori dalla città, dai, sì. Andiamo! Corriamo! Mi dispiace che abbiamo litigato. Mi perdoni? Maestro, manda via questa gente. Così potranno andare nei villaggi e nelle fattorie dei dintorni a trovare da mangiare e da dormire. Questo è un posto deserto. Date loro voi qualcosa da mangiare. Ma noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 soli pesci. Benedetto sei tu, o Signore e Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il pane dalla terra. Guardate, è un miracolo! Incredibile! Guardate quanti più è possibile! Venite, prendete, prendete! Da questa parte, da questa parte! Le cifre non bastano, sono stracorna! Guardate quanto pane! Come? Un miracolo! Un miracolo! La regista tanta abbondanza! Sì, è vero! Venite da questa parte! Prendi anche tu, prendi! Ce n'è per tutti! Vieni, 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 Benedetto! Prendete. Come fai a non credere avanti, ancora forza, che Gesù è davvero il figlio di Dio? Dove sei stato? Padre, non posso dirti una bugia. Sono andato a vedere Gesù. Perché? Nonostante l'abbia visto con i miei occhi, non riesco ancora a crederci.
Lui ha trasformato qualche pesce ed alcuni pani in tanto cibo da sfamare una folla. Chi può dirlo, Jonathan? Forse Gesù è veramente il Messia. Adesso cominci anche tu a credere a tutte queste assurdità. Che cosa dobbiamo fare? Cosa c'è scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. E ama il prossimo tuo come te stesso. Hai detto bene, fa questo e vivrai. E chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, quando fu aggredito dai briganti. Lo spogliarono, lo bastonarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso passò un sacerdote. Vide l'uomo ferito e passò dall'altra parte. Anche un levita passò per quella strada. Anche lui lo vide. Si scansò e proseguì. Invece un samaritano che era in viaggio gli passò accanto. Lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo diede 2 monete d'argento al locandiere e gli disse: «Abbi cura di lui e se spenderai di più pagherò io quando ritorno». Chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti? Chi ha avuto compassione di lui? Allora fate lo stesso voi. Lasciate che i bambini vengano a me e non mandateli via, perché Dio dà il suo regno a quelli come loro. Vi assicuro, chi non l'accoglie come farebbe un bambino, non vi entrerà. Chi accoglie i bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi manda. Perché chi è il più piccolo tra voi è il più grande. Ehi, che succede? Chi è questa gente? È Gesù di Nazareth con i suoi discepoli. Gesù! Figlio di Davide! Abbi pietà di me! È Gesù. Dicono che ha fatto miracoli. Forse può aiutarlo. Non ci credo, è impossibile. Ma è cieco, non può ridargli la vista. Cosa vuoi che io faccia per te? Fa che io ci veda. Allora vedi. La tua fede ti ha salvato. Io vedo. Io vedo! Io vedo! Quest'uomo è veramente un profeta. Mio signore, maestro, salvami. Salvaci, signore, salvaci. Gloria al Signore. Mostraci la vera via, signore. Eccolo, adesso lo vedo. Sì, anch'io. Perché quell'uomo è salito sull'albero? È così basso che non riuscivo a vedere niente. Scendi in fretta, Zaccheo. Oggi devo fermarmi a casa tua. Davvero? Ma chi ci vuole andare a casa sua? A casa di un peccatore. Quella casa è l'ultimo posto in cui vorrei andare. Ma come fa Zaccheo a conoscere Gesù? Buono, davvero buono. Ne vuoi ancora? Grazie, sì. Grazie. Anche a me questo è davvero buono. Sì. Sono sazio. Bellissimo. Non questo, sì, ascoltate. Io darò la metà dei miei beni ai poveri. E se ho frodato qualcuno, gli restituisco 4 volte tanto. Oh.
Chi l'avrebbe mai detto? Un pubblicano che restituisce il mal tolto. È incredibile. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Anche quest'uomo è un discendente d'Abramo. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare chi era perduto. Ascoltate. Andremo a Gerusalemme. E tutto ciò che i profeti hanno scritto del figlio dell'uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani. E sarà schernito, deriso, oltraggiato e coperto di sputi. Sarà flagellato e ucciso. Ma il terzo giorno egli risorgerà. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Strano, c'è qualcosa di diverso oggi. Già, l'asino di Sara è scappato. Non è scappato. L'ho dato a qualcuno che ne aveva bisogno. Chi può avere bisogno del tuo vecchio asino? Alleluia! Alleluia! La lode! Gloria al Signore! Alleluia! E lui sostiene! Lodiamo il Signore! Alleluia! Maestro, fa tacere subito i tuoi discepoli. Io ti dico che se essi tacessero, le pietre stesse si metterebbero a gridare. Benedetto chi viene nel nome del Signore! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Perché Gesù è così arrabbiato? Perché loro hanno fatto del tempio un mercato invece che un luogo per pregare Dio. Sta scritto! La mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di briganti! Lasciate stare i miei animali! Fermatelo! Fermatelo! Così poco. Non puoi dare di più? Io vi dico che quella povera vedova ha messo più di tutti gli altri, perché tutti gli altri hanno messo nelle offerte parte del loro superfluo, mentre lei, nella sua miseria, vi ha messo tutto ciò che le rimaneva per vivere. Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non dai alcuna importanza all'apparenza degli uomini, ma insegni la via del Signore secondo la verità. Dici, secondo te è giusta la legge che ci impone di pagare il tributo all'imperatore romano o no? Attento, Gesù! È un tranello! Mostratemi una moneta. Una moneta d'argento. Di chi sono questa faccia e questo nome? Di Cesare! Date dunque a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che avete è di Dio. Avete sentito che cosa ha detto? Non ne so niente, come rispondere, ragione. Perché Pietro compra tanto da mangiare? Forse è per la cena di Pasqua.
Ho tanto desiderato fare questa cena pasquale con voi prima di soffrire. Vi assicuro che non celebrerò più la Pasqua finché non sarà realizzata nel regno di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il frutto dalla vite. Prendete questo e fatelo passare tra voi. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il pane dalla terra. Questo è il mio corpo che è offerto per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, offerto per voi. Ma ecco, il mio traditore è qui a tavola con me. Il figlio dell'uomo deve morire come è decretato, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Ma non è vero. Non può essere vero. Non è possibile. Chi sarà il traditore, maestro? Nessuno può. Non è possibile. Non può essere vero. Ma come può dire? Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione. E anche alla morte. Io ti dico, Pietro, oggi stesso, prima che canti il gallo, tu avrai negato 3 volte di conoscermi. Il consiglio ha deciso. Jonathan, che cosa c'è? Il regno di questo cosiddetto re sembra ormai giunto alla fine. Ho ricevuto un messaggio dal consiglio. Uno dei seguaci di Gesù, un uomo chiamato Giuda Iscariota, farà in modo che possano arrestarlo. Che cosa gli hanno fatto per costringerlo a tradire? Non è stato difficile. Sono bastate 30 monete d'argento. Stanotte arresteranno Gesù e faranno in modo che non possa scappare. No. Per favore, no. Giuda. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Signore, dobbiamo usare la spada! Avanti, arrestatelo! Smettete, basta! Guardate, l'ha guarito. Siete venuti con spade e bastoni, come fossi un brigante. Io stavo ogni giorno con voi nel tempio e non mi avete mai arrestato. Ma questo è il vostro momento, in cui regna il potere delle tenebre. Portatelo via. Raccontaci quello che succederà. Chi salverai, vostra maestà? Ha intenzione di salvarci? Anche quest'uomo era con Gesù. Donna, non so neppure chi è. Era con lui, l'ho visto io. Thank you.
anche tu sei uno di loro. No, non è vero. Sono sicuro che anche questo qui era con Gesù. Perché anche lui è della Galilea. Vattene via! Ah, non so neanche di cosa stai parlando. Nathan! Cosa c'è, Beniamino? Gesù è stato arrestato. Vieni, chiamiamo gli altri. Chi ti ha colpito? Indovina. Profetizza. Chi ti colpirà adesso? Basta! Smettetela, vi dico. Portatelo davanti a Sinedrio. Alzati! Dici, sei tu il Messia? Anche se lo dico, voi non mi credete. E se io vi interrogo, voi non mi rispondete. Ma d'ora innanzi il Figlio dell'Uomo starà accanto a Dio Onnipotente. Dunque, sei proprio il Figlio di Dio? Sì, io lo sono. Si è dichiarato figlio di Dio. Gli ha dato l'autorità di parlare. Abbiamo sentito con le nostre orecchie ciò che ha detto. È blasfemo. Dio lo punirà. Lo porteremo da Pilato. Sì, da Pilato. Da Pilato. Stanno portando Gesù da Ponzio Pilato. Ponzio Pilato è il più importante dei governatori romani. E so che ha già ucciso un mucchio di persone lasciandole appese a delle croci di legno. Avanti. Cosa volete da me a quest'ora del mattino? Abbiamo trovato quest'uomo che sobillava il popolo! Ha provocato un tumulto nel mercato del Tempio! Quale sarà la tua sentenza? Condannalo! Non trovo alcuna ragione per condannare quest'uomo, nessuna ragione! Per noi è colpevole! Dice alla gente di non pagare il tributo all'imperatore! Si fa chiamare il Messia! Dice di essere re! Dice di essere re? Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici! Ha cominciato in Galilea e ora è arrivato qui. In Galilea? Costui dunque è un Galileo. In questo caso è Erode che deve giudicarlo. Si trova ancora qui a Gerusalemme, vero? Portatelo da Erode. Chi dici di essere tu? Chi sono quelli che chiami i tuoi discepoli?
Molta gente dice che sai fare miracoli. Fanne qualcuno per me. Maestà, è colpevole di aver corrotto il popolo. Si fa chiamare il Cristo Re. Costui? Un re? Vostra Maestà. Colpitelo bene. Riportatelo da Pilato. Questa è la sua provincia. Quest'uomo non ha commesso nulla che meriti la morte. Perciò io lo farò frustare. E poi lo manderò libero. Come governatore sei solito rilasciare un prigioniero in occasione della Pasqua. Rilascia dunque Barabba. Barabba! Barabba. Sì, Barabba! E metti a morte costui. Rilascia Barabba. Crocifisso Gesù! Sì! Tu e tu, flagellatelo! Togliatevi di mezzo! Fate largo! Indietro! State indietro! È figlio di Dio, non lo vorranno uccidere! Alzati! Alzati! Tu! Qual è il tuo nome? Simone di Cirene, signore. Aiutalo a portarlo. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ha salvato altri. Ora salvi se stesso. Sì, salva te stesso se sei il Messia. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Fa uno dei tuoi miracoli!
Riesci a leggere cosa c'è scritto? C'è scritto re dei giudei. Se Gesù è un re, perché gli stanno facendo tutto questo? Io non lo so. Jonathan. E se lui fosse davvero... Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Oh. Ho una tomba pronta per il maestro. Vorrei prendere il suo corpo. Puoi prenderlo. Perdonaci, stiamo seguendo il corpo del nostro Signore. Sarete sempre benvenute. Ma vi prego, adesso usciamo dal sepolcro. Non riesco a credere che non rivedremo più Gesù. Un momento. Ricordate quello che Gesù ha detto riguardo alla sua morte? Cosa ha detto? Sì, lo ricordo bene. Gesù ha detto che trascorsi 3 giorni lui sarebbe risuscitato. Guardate! La pietra è stata rimossa! La tomba è aperta! Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. Il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai nemici di Dio e questi lo crocifiggeranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ascoltate! La pietra era stata rimossa. Noi siamo entrate e il corpo del nostro Signore era sparito. Come? Il corpo non c'era più. E poi ci sono apparse 2 figure, 2 angeli sfolgoranti, come il sole. E uno ha detto: perché cercate tra i morti colui che è vivo? È vero,
Ma che cosa significa? Di che cosa parla? Ma è mai possibile? Credeteci. No, non ci credo. Dovete crederci. Li abbiamo visti. Andate a vedere voi stessi. Il sepolcro era vuoto. Il signore era scomparso. Pietro, devi crederci. È vero che il Signore è risorto. È apparso a Simone. Non l'avevamo riconosciuto. Sulla strada di Emmaus. Ma quando ha spezzato il pane l'abbiamo riconosciuto. Ad Emmaus. Chissà perché è andato lì. La pace sia con voi. Perché siete così turbati? Perché nei vostri cuori si levano questi dubbi? Guardate, le mie mani e i miei piedi. Come vedete, sono proprio io. Toccatemi e lo capirete. Perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Che tutto quello che è stato scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi si doveva compiere. Così sta scritto. Il Messia deve soffrire e risuscitare dai morti il terzo giorno. E nel suo nome la conversione e il perdono dei peccati saranno predicati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. Quando Caleb mi ha detto che Gesù è il figlio di Dio, non volevo credergli. Poi ho visto Gesù fare tutti quei miracoli e l'ho ascoltato parlare dell'amore di Dio. Ho visto anche le cose terribili che gli hanno fatto. L'ho visto frustare. L'ho visto inchiodare sulla croce. L'ho visto morire. Ho visto che portavano via il suo corpo per metterlo in una tomba. Ma non avrei mai pensato di vedere Gesù di nuovo. È accaduto qualcosa di straordinario. Dio ha mantenuto la sua promessa. La promessa che avrebbe fatto risuscitare Gesù. Egli ha anche promesso che se noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, vivremo insieme a Lui. E vivremo per sempre. Questo mi rende felice, perché è ciò che voglio. Che storia stupenda! La cosa straordinaria è che tutto quello che hai visto e sentito di Gesù è successo davvero. Forse, mentre seguivi la storia con Caleb, Gioele, Nathan, Lea, Beniamino e Sara, anche tu ti sarai domandato: chi è questo Gesù? Hai visto come Beniamino ha capito che Gesù è il figlio di Dio, che è colui che ci fa vedere l'amore di Dio e ha preso su di sé la nostra punizione morendo sulla croce. E che Gesù ama Beniamino così come ama ogni persona. Siccome Gesù è risorto, Beniamino ha capito che Gesù è ancora più potente della morte. E che se avesse accettato il suo amore, Gesù sarebbe rimasto con lui per sempre. La prima cosa da fare, però, era chiedere a Gesù di perdonarlo per aver fatto di testa sua e non aver vissuto come piace a Dio. Beniamino ha deciso di accettare l'amore e il perdono di Gesù. E tu? Gesù vive ancora oggi. Vuoi chiedergli di perdonarti e diventare suo amico? Forse stai pensando: non capisco. O vorrei parlarne prima con mamma e papà. O ci voglio pensare. Oppure hai delle domande e vorresti parlarne con qualcuno che conosce ed ama Gesù. Forse la tua risposta è sì e vuoi conoscere Gesù. Puoi chiedere a Gesù di perdonarti adesso per tutte le cose brutte che hai pensato, detto o fatto, per aver vissuto lontano da Dio e fatto di testa tua. Questo
è ciò che la Bibbia chiama peccato. Se sei d'accordo e vuoi essere amico di Gesù per sempre, puoi parlare con Dio e dirgli qualcosa del genere. Caro Dio, io credo che Gesù è tuo figlio. Grazie perché Gesù è morto sulla croce per tutte le cose brutte che io ho pensato, ho detto e ho fatto. Ti chiedo di perdonare i miei peccati, di averti voltato le spalle e di aver vissuto la vita a modo mio. Voglio conoscere Gesù, essere suo amico e farlo entrare nella mia vita. Aiutami ad essere come vuoi che io sia. Grazie perché posso parlarti in qualsiasi momento. Grazie perché mi rispondi. Tu puoi essere sicuro che Dio mantiene la sua promessa di amarti, perdonarti ed essere con te per sempre. Parla di questa bella esperienza con i tuoi genitori e con i tuoi amici del cuore. Decidere di conoscere Gesù significa iniziare un'avventura fantastica con la persona più importante che ci sia. Ecco alcune cose che ti possono essere d'aiuto. Scopri quello che Dio vuole dirti nel suo libro, la Bibbia. Prova a leggere un po' della vita di Gesù ogni giorno. È il modo migliore per conoscerlo e imparare a vivere come piace a Dio. Parla con Dio. Puoi parlare con Dio di qualunque cosa, sempre e ovunque. Egli ti ascolta. Gesù chiamò questo preghiera. Cerca di stare insieme ad altri che amano Gesù. Seguire Gesù non è sempre facile e incontrare altri che lo amano può aiutarti e incoraggiarti. E come Caleb, scoprirai che è bello parlare ai tuoi amici di chi è Gesù per te. È stato fantastico raccontarti la storia di Gesù. Ricorda, dal momento che hai conosciuto Gesù e sei diventato suo amico, dovunque andrai, qualunque cosa farai, Dio sarà sempre con te.